Grazie Presidente, vabbè, ovviamente annuncio che il nostro voto sarà favorevole su questo ordine del giorno e anche per spiegare meglio al Presidente, visti gli interventi che sono stati fatti, diciamo un po' qual è la ragione e il percorso politico che noi ci siamo prefissati con questo ordine del giorno. Il motivo per cui noi presentiamo quest'atto è esclusivamente quello di avviare un percorso con la Giunta, quindi a mio avviso, a nostro avviso, il rispetto, diciamo, dell'attività degli organi di Roma Capitale, sia per quanto riguarda la Giunta che riguarda il Consiglio, deve essere ovviamente garantita ed esercitato. Va ricordato che nella delibera che fu fatta nel 2014, anche lì la Commissione esaminò tutta una serie, risulta, diciamo, le premesse della delibera, una serie di interventi, però impiegò molti anni per poterlo fare. Allora noi dobbiamo decidere se vogliamo avviare un'attività che possa impiegare diversi anni per poter arrivare a compimento, oppure vogliamo arrivare nel breve termine ad un'attività che possa garantire la presentazione di una delibera e quindi di mettere in campo tutte le forze politiche e soprattutto anche istituzionali dell'amministrazione per poter arrivare a un'eventuale rimodulazione dei fondi. Ecco perché noi oggi presentiamo quest'ordine del giorno e soprattutto fare una cosa che prima non era stata fatta, e cioè quella di porre in evidenza e in trasparenza, e questo andrebbe fatto su tutte le opere, insomma, di Roma Capitale, il preciso stato di avanzamento. Questo ovviamente si tratta di una circostanza che riguarda, diciamo, dei retaggi di amministrazioni del passato e che invece noi con questo ordine del giorno cominciamo effettivamente a dare maggiore luce. Quindi pertanto il voto su questo ordine del giorno sarà favorevole. Grazie Presidente.